Attenzione agli SMS truffa inviati a nome di Poste Italiane. Poste Pay non c'entra nulla con il nuovo messaggio che sta pronunciando un improvviso blocco alle funzioni del conto. Si tratta solo di un inganno predisposto da dei truffatori che vogliono ottenere i dati per accedere liberamente ai conti correnti degli utenti. A molti è già capitato, specie a chi ha installato uno o più app delle Poste Italiane per la gestione dello SPID o per il conto BancoPosta. Si riceve un SMS che sembra provenire dall'ente che porta proprio all'applicazione o al sito che almeno all'apparenza sembra quello dell'istituto di credito postale. Chi lo legge è indotto a pensare che possa trattarsi di un aggiornamento dati, come ad esempio il rinnovo della password di primo o secondo livello o delle credenziali di accesso in genere. Ma in realtà si tratta di una delle truffe che stanno girando e riguardano operatori postali, ma anche bancari, come ad esempio Banca Intesa San Paolo. Il consiglio è quello di non fornire mai alcun tipo di credenziali cliccando sul link. In caso dubbio è bene chiamare le poste o la banca, anche perché queste non chiederanno mai informazioni di questo genere, di cui sono già in possesso tramite un SMS.